Ragazzi, welcome, welcome, welcome! È febbraio ed è il momento di fare un altro video di acquisti manga, perché? Ma perché mi piacciono, devo dire, mi piacciono tanto, mi piace far vedere le cose, lo sapete, mi piace che voi comunque apprezziate ogni tanto qualche consiglio, e mi piacerebbe fare più video su manga, però non lo so, mi devo dire la verità, ultimamente c'è molto fermento qualsiasi cosa uno dica o uno faccia e spesso non mi trovo molto d'accordo col dover dare per forza un'opinione sulle cose, per quanto siccome appunto ognuno possa avere la propria opinione. Ragazzi, tra l'altro sarà un video non corto perché durerà il solito, ma abbastanza veloce perché è arrivato Elden Ring. E devo giocarlo assolutamente, quindi devo subito, andiamo subito al sodo, ragazzi, perché abbiamo comprato tante cose, ma in realtà parto da una cosa non comprata, ma prestata, perché ho un fumetto da consigliare ogni tanto, un fumetto in realtà di Guy Delisle, anzi questo dovrebbe dire, che è Pyongyang, un fumetto che parla della Corea del Nord, devo dire che è un fumetto datato, è degli inizi del 2000 se non ricordo male, le cose sono anche un po' cambiate in Corea del Nord, lo sapete, in questi anni, lasciamo stare la situazione internazionale di cui siamo tutti adesso comunque ben consapevoli, no? Quindi lasciamo stare le implicazioni, diciamo, internazionali, però è un fumetto molto carino di un animatore, diciamo, che va a lavorare in Corea del Nord perché ci sono gli studi, fa vedere un po' la vita, le cose che succedono e non succedono in Corea, consigliato, è molto carino, secondo me il discorso della Corea del Nord, che è una cosa fuori di testa, è sempre bello vederlo scritto da qualche parte, letto da qualche parte. Ma andiamo avanti, iniziamo direi subito, ragazzi, con un po' di fumettoni della Planet. Facciamo così, oggi andiamo a zone, andiamo a case editrici. Numero 7 è uscito eoni fa, però lo recupero adesso, di Fullmetal Alchemist, edizione sempre stupenda, lo sapete, finisce, ragazzi, finalmente, nel senso, sono tutti contenti, lo sappiamo, Sky Violation col 21, tra l'altro c'è sicuramente un capitolo in più, bel mattone, andremo a vedere finalmente come finisce questa storia, che, come dico sempre, non è che mi sia poi così tanto dispiaciuta, ma non mi è neanche così tanto piaciuta. Arriviamo quasi alla fine anche di Sing Yesterday For Me, mi dicevano che c'è appunto anche, ci sarà appunto uno spin-off, sempre bellissimo, ci sono anche qualche, come sapete, le pagine iniziali a colori, una grande storia, mi piace sempre tanto. Abbiamo finito la Planet, questo è come si può iniziare bene, anche se, no, non è Planet, scusate, questa è Star Comics. Possiamo passare alla Star Comics con un piccolo recupero di Sweet Paprika e l'uno, stiamo parlando dell'uno, perché in realtà li ho tutti, tranne la versione normale, questa è la versione normale dell'uno, perché avevo preso la Variant e poi c'era la Specie, adesso non mi ricordo come le chiamavano, no scusate, la Variant e Hot Paprika, mi mancava Sweet Paprika 1 normale, purtroppo c'era anche il bundle, come ben sapete, ma ho solo quello del 2. Star Comics, come vi avevo accennato, ragazzi, va avanti anche Detective Conan, qui dal 5 al 9, vedete un po', forse no, non vi ho fatto vedere perché non l'ho già letto, dal 4 al 9 avevo comprato se non ricordo male, comunque Detective Conan, che come vi ho detto sto riscoprendo tantissimo perché è proprio bello da leggere, è godurioso da leggere, lo apprezzo tantissimo, mi piace leggere Detective Conan anche se sarà impossibile starci dietro perché sono al 9 ma sono già tipo al 15, quindi è impossibile. Ushio e Tora, finito anche questo, raga. 19 e 20 di Ushio e Tora. Abbiamo finalmente tutta la collezione completa. Bella, sono contento. Una storia che non sto, devo dire la verità, lo confesso, non sto leggendo così assiduamente, ma sono contento di poterla leggere un giorno, perché questa qua, comunque un giorno, essendo completa, sarà appunto letta in toto. Andiamo avanti con Yona, la principessa scarlatta, numero 23. Qua, anche qua siamo molto avanti, sempre con Yona, ma noi siamo ancora un po' indietro. E che non avevo ancora preso, mi sono dimenticato di prenderlo, The Ancient Magus Bride, numero 14, sempre storia, chiaramente, lo sapete, per chi lo legge, ambientate nel nuovo arco narrativo della scuola. Anche Record of Ragnarok, numero 7, devo dire che nuovo scontro, Eracle, Jack lo Squartatore, ci sta piacendo, ci sta a provare Maiestatis per dire me stesso, mi sta abbastanza piacendo, ma anche qua sono quei manga, secondo me, che non hanno anima. Ti mostrano cose che per carità sono anche simpali, scontri tra dei umani fighi,
però non ha anima, cioè non ha nulla di, non ti lascia nulla, non, lo guardi come guardavi ai tempi Kengan Ashura, no? Su Netflix, la guardi e dici va bene, succede questo, molto bene, molto interessante. Non, insomma, lo finiremo, ma con grande tristezza. No Guns Life numero 9, che pensate, vi ricordate che io pensavo fosse finito al 7 addirittura, e invece no. Pensavo infatti fosse finito male al 7, invece no. No Guns Life 9, devo leggere però ancora l'8, perché volevo fare un, come vi ho detto, comeback 6-7-8-9. Così per ricordarmi qualcosa. Poi ragazzi, so che a molti non è piaciuto, a me però non è dispiaciuto, ho preso Trese o Tris 2, questo manga, questo fumetto filippino di caccia agli spiriti, di investigazioni sul paranormale, che in realtà, devo dirvi la verità, aveva dei momenti brillanti, non tanto con la storia non è così esagerata, ma alcune tavole mi piacevano, spiccavano veramente tanto, grande uso di neri scuri, belli, profondi. Cambiando completamente genere, 3 e 4 dei diari della speziale. L'ho quasi recuperato, adesso siamo al 5, se non ricordo male. A me anche questo piace abbastanza. Sto iniziando a capire che mi piacciono i manga che hanno a che fare un po' con la storia orientale, ma anche con la storia normale, devo dire la verità. Mi piacciono i manga storici, diciamo, che mi affascinano. Avete visto l'altra volta, ma ve lo faccio rivedere, l'8 di Blue Period, e mancava il 7, recuperato il 7. L'8 di Blue Period era quello con l'artbook. Se non vi ricordate male, c'è il doppiaggio, tra l'altro in italiano, non so da quanto, ma lo stavo vedendo, mi ero interrotto, adesso lo riprenderò, doppiaggio in italiano di Blue Period su Netflix. Goen ci porta invece con Food Wars L'Étoile, Food Wars L'Étoile numero 5, storia parallela di Food Wars ambientata in Francia, bellina. E Red of Healer numero 5, anche questo, è l'eroe della cura che si è incazzato con tutti, si vendica di tutti e, diciamo, fa cose brutte, ma in favore della sua vendetta personale. Ci piace questa cosa? Non lo so, non tanto. E poi, che c'ho qua e mi stavo dimenticando, perché lo sto leggendo e mi stavo proprio dimenticando, tanto che c'è anche il segnalibro, Nana e Kaoru, scusate, numero 14, si è avanti anche con Nana e Kaoru, che apprezzo sempre tantissimo. Lo lascio qua, lo rimetto qua perché lo stavo leggendo, se non mi dimentico. Prima di farvi vedere gli ultimi, vi faccio vedere piccolo excursus. Numero 5 di Shonen Chao, il fumetto di, lo sapete, di Sio e non solo. Il numero 6 di Manga Vibe. Sono un po' indietro anche qua con la lettura di Manga Vibe, ma alcune storie sono anche piacevoli. E il numero 5 in abbonamento, come sapete sono abbonato, a Senpai Plus, di cui avevo fatto anche un video. Anche qua storie molto piacevoli alcune. Chi più, chi meno. Chi più, chi meno. Diciamo qualche storia più piacevole delle altre, altre un po' meno. Poi si va avanti, ragazzi, J-pop con Frieren. Frieren numero 3. A me piace tantissimo il concetto dietro Frieren, perché è la, è la storia del, diciamo, dell'elfa che sopravvive, perché vive di più rispetto agli altri, del suo party ovviamente eroistico parlando, e per ora è bello perché è tranquillo, non ti sembra che debba accadere qualcosa, ma per ora è tranquillo. Poi ho recuperato, su consiglio di tante persone, tra cui anche della mia amica Cele, Undead Unluck, in versione variant, non che, la variant, diciamo, ha la copertina, vedete, sbirlucicosa, e i trasferelli, il tatuaggio con scritto Dead End. L'ho recuperato perché ho detto è carino, in realtà è carino, in realtà è anche qua molto un manga molto leggero. Parla di questi due personaggi che hanno poteri particolari e sono chiaramente per questo, no, inseguiti da associazioni segrete che vogliono studiarli. Uno ha il potere, come dice il stesso nome, Undead, del rigenerarsi, non poter morire, e l'altro invece, Unluck, ha il potere, come dice il nome, di portare sfortuna al contatto con la pelle. Si trovano e lui, Undead, trova in lei un'ottima compagna per cercare di morire. E tutto questo mentre cercano di scappare da situazioni simpatiche. Da leggere tutto, probabilmente lo continuerò, devo dire, mi è piaciuto. È un po' come Mashle, no? No, come concetto, sto dicendo. Quei manga che in realtà sono molto leggerini, si leggono tranquilli, si leggono in un pomeriggio così, quando si vuole fare un pomeriggio tranquillo. Ma ho preso anche, lo sapevate, non potevo esimermi dal manga sul cosplay più grande di,
più parlato, più discusso di quest'ultimo periodo, My Dress Up Darling, che ha al suo interno, come sapete, la side cover, quindi adesso ve la apro e ve la faccio vedere, side cover interna, molto carina, che non credo di girerò mai, e una cartolina, come sempre, in omaggio. Allora, non è un ecchi puro, non aspettatevi un ecchi, è un manga, secondo me, il classico manga ammiccante. Parla di questa ragazza che ha la passione del cosplay di un personaggio molto particolare, di cui non voglio dirvi niente, leggetevelo se volete scoprirlo, e di questo ragazzo che ha la passione di bambole, diciamo, rituali giapponesi particolari, e sa ricamare. Quindi lei, quando scopre questa cosa, decide di entrare in sintonia con lui per realizzare il cosplay perfetto del suo personaggio sporcaccione preferito. Leggetelo se volete, non è assolutamente essenziale, ma se volete un po' di ammiccamento, cioè. E poi, ultimo, l'ho lasciato per ultimo, sto guardando, scusate, perché qua, tra l'altro, ragazzi, sta per uscire, ribadisco, Guns e soprattutto, ragazzi, Afro Samurai, nuova edizione, volume singolo, da prendere assolutamente, ma, lo sapete, io ho il feticcio di voler prendere tutto quello che ha fatto un autore. Su alcuni autori abbiamo Toru Fujisawa, Akira Toriyama, Boichi, c'ho tutto, diciamo, più o meno tutto anche di dell'autore di Guns, Roy Oku, ma anche a parte Inuyashiki, ma anche Inuyashiki purtroppo, e uno di, fra tutti questi vorrei recuperare tutto di Junji Ito, di cui ho già qualcosina, però avendo visto in fumetteria, consigliato chiaramente dal mio fumettaro Ragno Peso, da grandi ragazzi come sempre, perché mi ha detto che questo fumetto non si trova facilmente, comunque ci sono periodi in cui è più difficile da trovare, quindi se voglio comunque iniziare di recuperare questo qua, Lovesick Dead di Junji Ito, storia già letto tutto, ha una storia principale che è quella appunto di questo ragazzo, questa, la storia principale di Lovesick Dead è questa qua, del ragazzo in copertina, e anche side story, come diciamo tutti i manga di Junji Ito quasi ci hanno insegnato, che mette anche side story sempre orrorifiche dell'orrore sui suoi albi. E parla di una cosa molto particolare in realtà, cioè di questo periodo in cui c'è questa tradizione del crocevia, della, come si chiamano, profezie del crocevia, una roba del genere, adesso il nome preciso non potrebbe non essere questo, ed è semplicemente una cosa banalissima, due persone si incontrano, sconosciute, si incontrano all'incrocio, e una persona chiede all'altra un consiglio o una predizione della sua vita, solitamente amorosa, solitamente, no? Quindi come andrà il mio amore? L'altra persona, mai conosciuta, mai vista, deve dare la sua opinione, andrà bene, fiorirà oppure non fiorirà. Cosa succede però quando queste cose sono legate a una maledizione, quando sono legate al maestro dell'orrore Junji Ito, e quindi a situazioni molto molto particolari con fantasmi e mostri? Scopritelo leggendo Lovesick Dead, se apprezzate il genere, ma se apprezzate un po' l'horror, Junji Ito non potete non leggerlo, almeno per quanto riguarda il fumetto giapponese, secondo me. Bellissimo, l'ho già detto, me lo sono veramente goduto tutto d'un fiato, l'ho letto, e poi anche le altre storie sono diverse, sono storie meno brillanti, però sempre un po' orrorifiche. E ragazzi, e direi che sto guardando sempre intorno, perché sapete, qua ogni volta dimenticarsi qualcosa, ma vogliamo parlare dell'ultimo cofanetto di Lone Wolf and Cub, contenente finalmente 10, 11, 12. Ma mi stavo dimenticando la cosa più grande e gigante comprata in quest'ultimo periodo. Lone Wolf and Cub è finalmente finito con questi bei tre fumettoni, in totale sono 12, hanno occupato praticamente 90 kg e tutta una libreria, ma sono molto molto contento, perché è un'edizione veramente bella, costosa, ma bella. E questo direi che era veramente, veramente tutto. E io, ragazzi, come al solito, vado ad giocare al mio amatissimo Elden Ring, amatissimo per ora non si sa perché non ho ancora giocato, ci vediamo su Twitch se volete vedere me giocare a Elden Ring, e ci vediamo al prossimo video per parlare di tante altre belle cose. Belle!